Dottor Polidoro, una sinergia importante con la Polizia di Stato. Da domani si partirà per 3 mesi. Certamente, questo è un momento importante perché segna veramente un altro passo avanti in quella che diceva lei, una sinergia tra le istituzioni. Per che cosa? Per la campagna più importante di vaccinazione che l'Italia abbia mai affrontato. E quindi è un momento importante perché, ripeto, la vaccinazione è lo strumento più importante per limitare la diffusione del virus e poter tornare al più presto alla vita normale, la vita sociale che tutti noi italiani amiamo. In questo punto chi verrà vaccinato? In questo punto verranno vaccinati sicuramente gli ultra ottantenni fino ad esaurimento, perché siamo quasi ad esaurimento, o meglio sono stati quasi tutti vaccinati, rimane una piccolissima parte di soggetti ancora ultra ottantenni da vaccinare a domicilio, e anche per questo ci siamo organizzati e andremo e stiamo andando a domicilio, e poi inizieranno le vaccinazioni dei soggetti fragili. 3 giorni alla settimana per 3 mesi. Certo, 3 giorni alla settimana, poi per i soggetti fragili, così come sono le indicazioni ministeriali del generale Figliuolo, vaccineremo i caregiver, i soggetti conviventi con il soggetto fragile, quindi genitori, tutori e tutte le altre persone esposte al rischio o che potrebbero determinare rischio per il soggetto fragile. Per le prenotazioni la piattaforma delle poste, ma anche l'ASL? Allora, la piattaforma delle poste è già pienamente attiva e la ASL praticamente dall'altro ieri, dall'8, ASL di Pescara è operativa con la piattaforma, e dal 12 inizieranno già le vaccinazioni su prenotazione di piattaforma poste.